Le comete, come gli asteroidi, appartengono alla grande famiglia dei corpi minori del Sistema Solare. A differenza degli asteroidi, sono principalmente composte di acqua, di ghiaccio per essere più precisi, e una serie di composti organici più o meno complessi che lasciano un aspetto della superficie molto scuro, molto nero. In effetti le comete, la maggior parte delle comete, se osservate da vicino, sono tutto meno che quella bianca immagine di luce diffusa che di solito conosciamo, ma sono degli oggetti molto scuri. Possono anche essere più scuri, diciamo, del carbone dal punto di vista del nero, un nero molto molto profondo. Le comete, il nome comete viene però dal greco cometa, ovvero che ha la chioma, perché come noi le conosciamo, quelle che vediamo, che di solito fanno parte dei nostri cieli notturni, quando ne vediamo qualcuna, hanno una parte luminosa, un nucleo luminoso e una lunga coda, la chioma appunto della cometa. Ma la coda appare soltanto quando le comete, che abitano essenzialmente le parti più esterne del nostro sistema solare, entrano con un'orbita fortemente ellittica verso le parti interne del sistema solare e nell'avvicinarsi al Sole ne subiscono l'influenza, la radiazione, aumenta la temperatura, c'è una sublimazione del ghiaccio e di altri materiali che le compongono alla superficie, della superficiale, e quindi cominciano a emettere, a avere intorno un alone che riflette fortemente la luce solare, che noi vediamo appunto come la chioma, ovvero quell'alone diffuso proprio intorno al nucleo, e poi la coda della cometa stessa. Coda che è sempre opposta alla posizione del Sole, quindi in fase di avvicinamento seguirà la cometa, ma in fase di allontanamento precederà la cometa stessa. Le comete sono tantissime, sono numerose. Soltanto il satellite SO, che pure è dedicato a osservare il Sole, ma guarda una parte molto specifica, che è l'ambiente appunto di prossimità del Sole, ha scoperto più di 1000 comete in pochissimi anni. Infatti dobbiamo ricordare che molte delle comete che vediamo le rivediamo nel corso degli anni o dei secoli molte volte. La prima cometa per cui è stata scoperta una periodicità è stata la cometa di Halley. Halley, utilizzando le leggi di Newton da poco pubblicate, si fece tutti i suoi bravi conti e dimostrò che era la cometa che era stata vista anche 60 anni prima e 120 anni prima e così via. E quindi che aveva una periodicità più o meno di 76-77 anni circa, che è il periodo della cometa di Halley, che ha visitato anche la Terra un decennio fa, giù di lì.